San Giuda, nella lettera che va sotto il suo nome, ci esorta a pregare nello Spirito. Pregate nello Spirito Santo. È un testo importante, perché la preghiera è tipica attività dello Spirito del Signore Gesù. È la vita di Gesù che si esprime in preghiera mediante lo Spirito Santo. Questa sera vogliamo un po' tratteggiare la nostra preghiera che va fatta nello Spirito, perché il Padre cerca questi adoratori, ossia coloro che lo adorino nello Spirito e nella verità, nello Spirito Santo e nel Figlio che è verità eterna. Oggi si parla tanto di preghiera, e bene ha ragione, perché nella Chiesa era venuto meno la preghiera, e la preghiera è la vita della Chiesa, come è la vita di ciascuno di noi. La preghiera, dice Paolo a Timoteo, è utile a tutto, per ogni opera buona è necessaria la preghiera. Devi tu intraprendere un'opera, devi pregare. Devi tu custodire te stesso, devi pregare. Dice Sant'Angela da Foligno, una grande mistica francescana, sei tu tentato? Se il Signore ti dà la grazia di essere tentato, devi pregare. E se ti dà la grazia di superare la tentazione, devi pregare. La preghiera è necessaria sempre. È la vita del cristiano, è il respiro dell'anima. E siccome la preghiera aggancia la vita, quale è la preghiera, tale è la vita. Una vita cristiana senza preghiera è una vita senza respiro, anemica. Una vita cristiana piena di preghiera è una vita forte, robusta, dinamica. La preghiera è la vita di Gesù che continua in noi. Ecco qui entriamo nel mistero della preghiera. La preghiera vera è la preghiera di Gesù che continua in noi. Se è vero quello che dice Paolo e quello che mi ha detto in questi giorni, che il nostro vivere non è il vivere nostro, ma il vivere di Cristo in noi, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, allora la preghiera in noi è la preghiera di Cristo Gesù. Lui continua a pregare in noi, continua a pregare nella Chiesa, continua a pregare in ciascuno di noi. Diceva Sant'Agostino, riconosci, o cristiano, nella voce di tutti i fedeli, la voce di Cristo, e riconosci nella voce di Cristo la voce di tutti i fedeli. Cristo esprime se stesso nella nostra preghiera,
ma dobbiamo essere noi ad entrare nella preghiera di Cristo. E questo è opera dello Spirito. Lo Spirito di Cristo ci fa partecipi della preghiera di Cristo che continua in questo mondo. Una volta che Cristo è in cielo ed è a capo della liturgia celeste, Cristo qua giù pregava, ci ha dato l'esempio mirabile di preghiera, adorava il Padre, lo adorava di giorno, ma soprattutto la notte. Ci dice Luca che passava le notti in preghiera, e San Marco ci racconta che quando un mattino, dopo aver guarito la suocera di Pietro, cercavano Gesù, non lo trovarono. Si misero alla ricerca di lui e lo trovarono sulla montagna, lì vicino, in preghiera. Gesù pregava continuamente, si immergeva nel mistero di suo Padre, lo adorava, lo ringraziava, si prostrava davanti a lui, era l'uomo di preghiera. E comandò ai suoi discepoli di pregare, disse a tutti di pregare, pregate sempre, senza mai stancarvi, una preghiera continua, quasi che fosse l'unica attività dell'uomo. In realtà è la vera attività dell'uomo, la più nobile attività dell'uomo. Contrariamente a quanto noi possiamo pensare, che chi prega perde tempo, chi prega è il più attivo tra gli uomini, perché è con Dio che tratta, è con Dio che opera, fa l'opera di Dio. Pregate sempre, senza mai stancarvi, diceva Gesù, ma pregate soprattutto nella tentazione. E Gesù ci ha insegnato come pregare. In quella mirabile formula del Padre nostro c'è tutta la preghiera di Gesù e c'è tutta la preghiera nostra, come vedremo. Padre nostro che sei nei cieli, e poi di seguito ci sono tutti gli atti di preghiera, non sono le molte parole che interessano nella preghiera quanto la preghiera in se stessa, quanto l'oggetto della preghiera, quanto il soggetto della preghiera, cioè come dobbiamo essere quando preghiamo e che cosa dobbiamo dire o fare quando preghiamo. Comunque resta sempre questo punto fermo, che la preghiera è l'attività di Cristo qui sulla terra, e che noi continuiamo questa attività di Cristo una volta che Lui è sceso in cielo. È il corpo mistico di Cristo che prega, ma è Cristo, capo del corpo mistico, che prega in noi e congiunge così in una meravigliosa sinfonia la liturgia del cielo con la liturgia della terra. C'è una preghiera che è adorazione, in cui è impegnata la mente e il cuore e la volontà, ossia l'intimo dell'uomo, che è la preghiera più alta, la preghiera di lode. Cristo, Verbo di Dio, Verbo incarnato e lode della sua gloria.
e anche noi siamo chiamati in Cristo Gesù, come si dice l'Apostolo nel prologo agli Efesini, ad essere lode della tua gloria. Il fine dell'uomo è lodare Dio. Siamo laudatori di Dei, siamo i lodatori di Dio, gli adoratori di Dio nella lode. Questo faremo per sempre in cielo e questo cominciamo a fare qui sulla terra, in Cristo Gesù. C'è una preghiera di ringraziamento per i benefici ricevuti ed è la preghiera eucaristica, c'è ringraziamento. È Gesù che ringrazia il Padre e siamo noi in Gesù che ringraziamo il Padre continuamente per i benefici della creazione, della redenzione, della santificazione, per questi immensi benefici la vita agli uomini. E c'è una preghiera di intercessione, di domanda importantissima, su cui ci fermeremo un momento, perché è qui che soprattutto interviene lo Spirito, come dice l'Apostolo. Ebbene, per un momento fermiamoci alla preghiera. Alla preghiera che deve essere fatta in Cristo. C'è una preghiera, possiamo dire, pubblica, che è la preghiera liturgica e la preghiera della Chiesa, sia che sia di lode, sia che sia di intercessione, sia che sia di ringraziamento, di domanda, sia che sia una preghiera di perdono e una preghiera liturgica. Tutta la Chiesa prega ed è Cristo che prega nella Chiesa, è la più alta preghiera, soprattutto perché la Chiesa usa parlare a Dio con le stesse parole ispirate da Dio, ossia con la Scrittura. C'è una preghiera comunitaria, pare liturgica. Quando due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quando poche persone o molte persone o centomila persone, anche fuori dalla liturgia, si riuniscono a pregare, lì c'è Cristo che prega. Ed è una preghiera meravigliosa. Una preghiera che può essere di lode, può essere di intercessione, può essere di ringraziamento. E poi c'è la preghiera privata, anch'essa importante, la preghiera personale che è vita, che deve diventare vita in noi, perché anche quando noi partecipiamo alla preghiera liturgica, o alla preghiera comunitaria, non possiamo fare a meno della preghiera personale, perché il respiro dell'anima è il colloquio dell'uomo con Dio, della vita con Dio, e che dovrebbe essere continua. Quando tu vuoi pregare, dice Gesù, vai nella tua stanza, chiuditi a chiave, e lì prega nel segreto il Padre tuo, e il Padre tuo che ti ascolta sarà con te, pronto a concederti quanto chiedi. E questa preghiera personale che diventa vita, una persona che prega vive, una persona che non prega è morta. Qualunque sia la forma che noi usiamo o il momento della preghiera, sia che essa sia liturgica, sia che sia una preghiera comunitaria, sia che sia una preghiera personale,
La preghiera in unione con Cristo è sempre attività dello Spirito dentro di noi. È attività dello Spirito nella Chiesa e attività dello Spirito nella comunità. C'è una preghiera che comprendiamo e c'è una preghiera che non comprendiamo. San Paolo, parlando del dono delle lingue, ci parla di una preghiera che non comprendiamo. Lui usava le due forme di preghiera. Io pregherò con la intelligenza, comprendendo quello che dico, e pregherò nello spirito, senza comprendere quello che dico. Io canterò con la mia intelligenza, comprendendo quello che canto, ma anche canterò nello spirito, non comprendendo quello che dico. E la preghiera in lingue, il canto in lingue, che è pure un'altissima preghiera, in cui non c'è il concetto, ma in cui c'è il cuore invaso dallo spirito, che prega il Padre. Ci sono i gemiti dello Spirito, è una preghiera esaltante, una preghiera bella, una preghiera che forma l'uomo e anche una preghiera tremenda che fa tremare il maligno. È la preghiera che usava anche il Patriarca San Francesco tante volte. Perché tante volte troviamo nei santi, anche quando questi santi non ce lo dicono. È una preghiera che è frequente anche nei gruppi carismatici o in altri gruppi, dove lo Spirito Santo soffia e dà la preghiera. È una preghiera di tipo contemplativo, in cui è lo Spirito che prega il Padre, ed eleva la persona in Dio. Qualunque sia la preghiera, qualunque sia la forma della preghiera, è sempre un'attività dello Spirito. E noi ringraziamo il Signore perché oggi la preghiera è sentita di nuovo nel mondo cristiano. Dovunque sorgono gruppi di preghiera di vario tipo, dovunque si va in cerca di scuole di preghiera, sorgono in Oriente e in Occidente scuole di preghiera, perché il cuore dell'uomo, davanti alla caducità delle cose umane, davanti alle cose inutili che il progresso ci ammanisce, sente il bisogno di pregare, sente il bisogno dell'essenziale, sente il bisogno di elevarsi al di sopra delle caducità umane e di unirsi a Dio, roccia eterna, unirsi a colui che dà la vita. Ma questa sera io volevo accennare a una preghiera particolare, alla preghiera di intercessione, proprio parlando della preghiera nello Spirito. C'è un bellissimo testo dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Dice in questo testo San Paolo: noi non sappiamo quello che chiediamo. Noi non sappiamo pregare. Però lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza, ed egli con gemiti inenarrabili intercede per i santi, intercede per noi, perché prega il Padre secondo i disegni del Padre stesso.
perché sia così esaudita la nostra preghiera. Che cosa vuole dirci qui il Signore con questo testo tanto importante? Che cos'è questo non saper pregare, non saper chiedere? Qual è la debolezza della nostra preghiera? La nostra preghiera, dice Paolo, è debole e non arriva a Dio. Ha bisogno dell'aiuto dello Spirito. Già in San Luca, capitolo 11, c'era stato un cenno, là dove il Signore dice: se voi che siete cattivi, quando il figlio vi chiede un uovo, non date una pietra, o quando vi chiede un biscotto, non date un serpente, quanto più il Padre vostro celeste, che è buono, non vi darà, che cosa? Lo Spirito Santo, a coloro che lo chiedono. Ma che senso ha questo? Non vi darà lo Spirito Santo? Noi non chiediamo lo Spirito Santo, chiediamo cose buone al Padre. Invece no, vi darà lo Spirito Santo, perché voi da voi stessi non sapete chiedere, perché la vostra preghiera è debole e non è sicuro l'effetto della preghiera. E qualora che vi dà lo Spirito Santo, perché sia Lui a pregare dentro di voi. E siccome Lui conosce le profondità di Dio, come è scritto nei Corinzi 2, prima lettera, Lui conosce quali sono i disegni di Dio al nostro riguardo, conosce quali sono i desideri di Dio, conosce il piano di Dio, e allora prega secondo questi disegni, secondo questo piano divino. E ottiene che cosa? Ottiene che si faccia la volontà di Dio a nostro riguardo, perché a questo mira la preghiera, al compimento della volontà di Dio su di noi. Padre nostro che sei in cielo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E qual è la nostra debolezza? Lo vedremo subito qual è la debolezza della nostra preghiera. E quando noi chiediamo, che si faccia la volontà nostra, che si adempia il disegno nostro, il piano nostro. E invece bisogna che si faccia la volontà di Dio. E allora lo Spirito Santo prega perché la nostra volontà si adegua a fare la volontà di Dio, ad entrare nel piano di Dio e ottenere tutte quelle cose che sono necessarie perché il piano di Dio si realizzi in noi, che è un piano di amore. Ma vediamo qual è la debolezza della nostra preghiera, per cui è necessario che intervenga lo Spirito Santo. La debolezza della nostra preghiera è innanzitutto nel soggetto, o meglio, cominciamo nell'oggetto della richiesta. Dice il testo paolino: noi non sappiamo che cosa chiedere. Il testo della Vulgata, il testo latino, riproduce bene il testo greco, ossia quello originale. Quid oremus et sicut oremus nescimus, significa: quello che chiediamo e come chiediamo noi non sappiamo. E allora che cosa chiediamo noi non sappiamo? Nello Spirito che ci fa chiedere quello che bisogna chiedere. Che cosa noi chiediamo? Chiediamo tante cose, tante volte inutili. Un esempio. Mettiamo che ci sia un uomo che ha domandato al padrone di un mercato generale di andare nei mercati generali e di avere gratis quello che vuole.
lì il padrone dei mercati generali dice: bene, buon uomo, vieni, ti darò tutto quello che vedi, tutto quello che vuoi, osserva, tutto è tuo. E quel buon uomo va ai mercati generali, dove c'è di tutto, non sono i mercati di qua, questi poveri, ma un mercato generale contiene ogni cosa, dalle pietre preziose, alle noccioline, ai legumi, a tutte le minime cose indispensabili per la casa. C'è di tutto, da un'automobile a un vestito, da una pelliccia a un chilo di fave, c'è di tutto. Ebbene, quell'uomo va, gira, e siccome gli piacciono le noccioline, dice: bene, che cosa vuoi? Bene, voglio un quintale di un sacco pieno di noccioline. Ma c'è tanto ben di Dio qua, ma a me le noccioline piacciono. E si carica di noccioline e va a casa, la moglie, i figli, i parenti attendono, chissà che cosa porterà questo, e porta a casa questo sacco colme di noccioline. Così siamo noi. Dio ci dà tutto, ma noi chiediamo noccioline, portiamo a casa noccioline, cianfrusaglie, piccole cose. Lo spirito invece sa che cosa chiedere, quello di cui più abbiamo bisogno. La salute stessa, di fronte a una grazia dello spirito, è niente. I beni temporali sono nocciolive, di fronte ai beni eterni. E lo Spirito Santo sa che cosa chiedere. Per noi in questo momento, se noi ci affidiamo allo Spirito, perché se noi facciamo per conto nostro, quello già non è preghiera, perché non entriamo nella preghiera di Cristo. E siccome non è lo Spirito di Cristo che prega e che chiede, noi non otteniamo. Perché tante preghiere non hanno successo, non vengono esaudite, perché non è lo Spirito che prega. Lo Spirito chiede per noi con gemiti inesprimibili, con gemiti, lacrime, diciamo, con insistenza, ciò di cui noi abbiamo bisogno, perché lo Spirito ci ama e vuole la nostra salvezza. Vuole che si compia la volontà di amore del Padre su di noi. La nostra preghiera è debole perché nescimus quidoremus, non sappiamo che cosa chiedere, quello che in questo momento più ci bisogna. A volte siamo convinti che la cosa che chiediamo è la cosa migliore, invece non è la cosa migliore, almeno in questo momento. Alle volte invece, e più delle volte, non è l'oggetto della preghiera che è debole, ma il soggetto è debole. Noi siamo deboli nella preghiera. Perché, direbbe Sant'Agostino, aut qui è male, aut qui è male. O perché noi non siamo buoni nel pregare, o perché noi malamente preghiamo. Non siamo buoni nel pregare. E allora lo Spirito Santo ci fa buoni nel pregare. Viene in soccorso la nostra debolezza. Ci fa forti nella preghiera. Quando si diventa forti nella preghiera? Quando noi amiamo. Ecco, corrobora il nostro uomo interiore. Vuole che noi siamo in grazia di Dio, ci rende buoni,
vuole che noi siamo in pace con tutti, ci rende buoni, lo diceva già Gesù. Quando vi mettete a pregare o chiedete qualche cosa, domandate prima perdono gli uni gli altri per diventare buoni. Chi non è in accordo con il proprio fratello non è buono. Chi non è in grazia di Dio non è buono davanti a Dio. Ed è allora che ci viene in soccorso lo Spirito, ci rende buoni, ci mette in amore di Dio e in amore del prossimo, e così corrobora la nostra preghiera, rende forte la nostra preghiera. Ma soprattutto viene in soccorso la nostra preghiera, perché si custoremus regimus. Cioè, come noi dobbiamo pregare non lo sappiamo. Noi preghiamo malamente. Soprattutto bisogna stare attenti alla preghiera ipocrita di cui parla Gesù. Gesù, rimproverando i farisei, dice: ipocriti, bene ha scritto di voi il profeta Isaia: questo popolo mi onore con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ecco, fratelli, preghiamo con le labbra, preghiamo con le parole. C'è un altro testo di Geremia 12 dove è detto che con la loro bocca sono vicini a me, con il loro cuore sono lontani da me. E c'è un altro bellissimo testo del Salmo 78, versetto 36, dove è detto: mi lusingavano con le loro parole, ma il loro cuore era lontano da me. Con la loro bocca mi dicevano dolci parole, ma con i loro sentimenti erano lontani da me. Ecco, fratelli, è il cuore che dobbiamo mettere nella preghiera, il cuore dove arde lo Spirito. Possiamo fare noi belle preghiere, lunghe preghiere, come i pagani, lo diceva Gesù. Tanti credono di essere esauriti facendo lunghe preghiere, come fanno i pagani. Dunque, pregare a lungo è essere pagani. Invece voi siate brevi nella preghiera, non tanto brevi nel tempo da dedicare alla preghiera, perché d'altronde ci dice che bisogna pregare sempre, quanto nella formula della preghiera, soprattutto nella preghiera di intercessione. Perché il Padre vostro sa, dice Gesù, quello che voi dovete chiedere prima che voi pronunziate con le vostre labbra la richiesta. Il Padre vostro lo sa. Però non insistete tanto nelle cose da chiedere quanto nel dare il vostro cuore a Dio, perché lo Spirito Santo pregherà in voi, sa cosa chiedere per voi. E che cosa chiederà lo Spirito Santo? Non che si faccia la nostra volontà, ma la volontà del Padre. Perché il guaio nostro quando preghiamo è che noi vogliamo essere contentati. Noi non vogliamo perdere la nostra libertà, la nostra autonomia. Invece lo Spirito Santo ci ottiene la grazia di entrare nella volontà di Dio, come per Gesù. Ricordate il bellissimo testo agli Ebrei: egli negli ultimi giorni della sua vita mortale, parla di Gesù, si rivolse al Padre con gemiti e lacrime. Gesù,
a colui che poteva esaurirlo, e fu esaurito nella bontà di Dio, per la sua pietà. Gesù prega con lacrime e gemiti, e il Padre lo esaurisce. Come lo esaurisce il Padre? Gesù aveva chiesto: Padre, se può passare questo calice da me, passi, ma si faccia la tua volontà. Ma Gesù soffriva, voleva che secondo la sua volontà umana il calice passasse, ma la volontà del Padre era che il calice non passasse. E allora ecco lo spirito di Gesù, con gemiti e lacrime, prega il Padre, e il Padre lo esaurisce. Come lo esaurisce? Facendo combaciare la volontà umana del Figlio con la volontà divina, facendogli accettare il calice, facendogli così accettare la morte come la voleva il Padre. Allora il Padre esaudisce Gesù, facendogli accettare la morte e facendo che trionfasse la volontà di lui e non la volontà del Figlio umanato, la volontà umana del Figlio. Fratelli e sorelle, la preghiera mira a che si compia la volontà di Dio a nostro riguardo. Ecco perché tante volte noi non siamo esauriti, perché lo Spirito, che conosce le profondità di Dio e ci ama, vuole che si compia la volontà di Dio, il piano di salvezza a nostro riguardo. Lui sa quello di cui noi abbiamo bisogno, e anche quando qualche cosa urta con la nostra volontà e viene lo Spirito Santo, fa sì che noi, nonostante che desideriamo un'altra cosa, ci dà quella cosa di cui più abbiamo bisogno. Ed è sempre esaurito lo Spirito Santo quando noi lui chiediamo al Padre. Ecco che allora la nostra preghiera viene ad essere rinforzata nello Spirito, ed è una preghiera che è la preghiera di Cristo, che vuole la salvezza di tutti noi. Fratelli e sorelle, dobbiamo pregare, pregare sempre, pregare nello Spirito, pregare in ogni luogo è buono per la preghiera, però ci sono dei luoghi che Dio sceglie per la preghiera davanti all'altare, davanti a Gesù, la preghiera in chiesa, la preghiera eucaristica, la preghiera della messa è la preghiera preferita, perché lì noi possiamo unirci più intimamente al sacrificio di Cristo, all'Eucaristia di Cristo, e possiamo così lodare il Padre, ringraziare il Padre, immolarci al Padre e ottenere dal Padre tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Comunque preghiamo, preghiamo sempre e non stanchiamoci mai. Preghiamo nel momento della tentazione, perché la tentazione non ci schiaccia. Preghiamo come ci dice il Signore nell'ultima parte del Padre nostro: et nos inducas in tentazione, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E il buon Dio che ascolta la preghiera del Figlio, il buon Dio, il Padre, che ascolta i gemiti del Figlio, e esaudirà sempre la nostra preghiera. Preghiamo, ma preghiamo soprattutto adorando, adorando. La preghiera può essere dolce e può essere arida, ma è sempre una preghiera valida. Non perché noi siamo nell'aridità, la preghiera non è buona. C'è Cristo che prega per noi,
c'è lo Spirito che prega dentro di noi, anche quando la nostra, il nostro mondo psicologico è arido, quando noi siamo svagati, quando, nonostante tutti gli sforzi, il nostro sentimento è duro, bene, quella preghiera è sempre una preghiera buona. Ma può darsi anche il caso, e le succede frequentemente, quando noi insistiamo nella preghiera, che la preghiera ci fa andare in estasi. Dice il beato Raimondo da Capua, che scrisse la vita di Santa Caterina da Siena, ci dice che la santa in genere non arrivava a ferire il Padre Nostro, perché andava in estasi. Dopo due o tre parole andava in estasi. Raramente arrivava alla fine del Padre Nostro, senza andare in estasi. Però ci dà conto che c'erano i momenti, anche gli anni della vita della santa, in cui essa era arida, ma non per questo la preghiera arida è una preghiera non buona, anzi alle volte la preghiera arida è più feconda di una preghiera che noi ritroviamo nelle anime pie, nelle anime che si trovano nella cosiddetta primavera dello spirito, nella via illuminativa o nei primi gradi della via unitiva. Preghiamo. Il patriarca San Francesco era diventato preghiera. Preghiera. Anche noi dovremmo diventare preghiera, una continua preghiera nell'unione a Cristo. Sarà allora lo Spirito Santo ad animarci, a vivere dentro di noi, a respirare in noi e con noi per il Padre. Amen.